Il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, il Vaticano ha pubblicato l'esortazione apostolica di Papa Francesco intitolata Laudate Deum, che affronta il tema del cambiamento climatico. Subito dopo la pubblicazione dell'esortazione apostolica si è tenuta una conferenza stampa a cui hanno partecipato giovani scrittori, intellettuali, attivisti e persino il premio Nobel Giorgio Parisi, che ha giudicato questo documento indispensabile. Per approfondire questa esortazione abbiamo parlato con il professor Rodrigo Guerra, segretario della Pontificia Accademia per l'America Latina ed esperto di questo pontificato. Bueno, ¿cómo interpreta el Papa Francisco la conexión entre el cambio Come climatico? interpreta Papa Francesco il legame tra il cambiamento climatico e i danni che le nostre azioni per responsabilità umana stanno causando a tutto ciò che riguarda l'ambiente? Que tienen que ver con el medio ambiente. Sí, desde que se preparaba Laudato Si, el Papa Francisco se le dio a conocer Fin dalla preparazione della Laudato Si, Papa Francesco si è reso conto dell'esistenza di un'importante controversia scientifica, politica e culturale sul cambiamento climatico. Alcuni ritengono che i cambiamenti del clima globale a cui stiamo assistendo, di cui tutti siamo testimoni, siano semplicemente il risultato dei cicli naturali della Terra, che si verificano nell'arco di un certo numero di secoli. Pertanto sostengono che non dovremmo attribuire questa enorme trasformazione climatica all'inquinamento o all'intervento umano. Tuttavia, questa controversia ha lentamente generato una serie di consensi nella comunità scientifica, non assoluti ma abbastanza forti. Possiamo dire che oggi l'ipotesi più accreditata nella comunità scientifica, da una prospettiva interdisciplinare, è che il cambiamento climatico abbia una significativa componente antropica. In altre parole, le sue origini sono in gran parte dovute agli sciagurati interventi che l'uomo ha compiuto sull'ambiente e sulla Que los seres natura. humanos tenemos e con nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza. Sí, de hecho, el Papa nos dice que In realtà il Papa ci dice che non stiamo reagendo a sufficienza a questo fenomeno, dice che il mondo sta cadendo a pezzi. È una visione un po' apocalittica, ma dopo 8 anni dalla pubblicazione della Laudato Si, il Papa vuole trasmetterci qualcosa di nuovo. Laudato Si nos quiere decir algo nuevo. Y hoy esta nueva enciclica que debe de ser E oggi questa nuova enciclica, che va interpretata alla luce di quanto già detto nella Laudato Si, ci dice essenzialmente che il futuro, che sembrava lontano, sta diventando il nostro presente più prossimo. Perché? Perché le tendenze al deterioramento ambientale indicano che la Terra potrebbe presto entrare in una crisi sistemica globale e abbiamo bisogno di azioni globali, senza eccezioni. Globales, sin excepción. Sì, il Papa además habla de los negacionistas. Il Papa parla anche dei negazionisti del cambiamento climatico e dice che non dobbiamo deriderli, ma piuttosto sostenere i cosiddetti attivisti che parlano del riscaldamento globale, che non può essere negato. Así es, en este mundo de posverdad, de teorías de la Proprio così. In questo mondo di post-verità, teorie del complotto e presenza di opinioni che a volte competono con la scienza, spesso basate su pseudoscienze e pregiudizi, c'è una cultura della negazione che è cresciuta e ha guadagnato aderenti, spesso motivata da forti interessi economici che vorrebbero espandersi a spese di alcune aree naturali in diverse parti della Terra. Papa Francesco, consapevole che ci sono gruppi che scoraggiano l'informazione solo per espandere i loro interessi commerciali, fa dichiarazioni forti sulla negazione dell'origine antropica del cambiamento climatico. Dobbiamo aprire gli occhi, non solo da un punto di vista ingenuo, ma prestando attenzione alla migliore scienza del nostro tempo. Sì, de hecho, nell'ultima parte della Nell'ultima enciclica, il enciclica, il Papa Papa ci invita nuovamente a lodare Dio attraverso la creazione e l'ecologia integrale. Ecologia integrale. Il Papa realmente lo che hace è molto lo che hacía San Ciò che il Francesco Papa fa in realtà è molto simile a ciò che fece San Francesco d'Assisi, aiutarci a capire che c'è una presenza segreta e misteriosa di Dio in tutto e in tutti, che dobbiamo imparare a riconoscere, anche in un argomento come l'ambiente. Guardando da vicino la creazione, l'ambiente e la natura che Dio ci ha dato, possiamo lodare più pienamente Dio e diventare più simili a fratelli e sorelle.
Lodare Dio, essere responsabili dell'ambiente e vivere come fratelli e sorelle sono elementi sinergici nella prospettiva di Francesco d'Assisi e anche nell'insegnamento di Papa Francesco di oggi. Il Papa Francesco attualmente. Bene, alabar a Dios, ser hermanos y lodare Dio, essere fratelli, vivere in armonia con ciò che ci circonda. Grazie di cuore. Grazie Ari Ramos e grazie a WTN per il suo interesse verso questi importanti temi dell'insegnamento pontificio contemporaneo.